E quando hai la fortuna di trovarla, e quando vivi accanto a lei, e quando pensi e sogni solamente il suo respiro. In una spiaggia poco serena camminavano un uomo e una donna, e su di loro la vasta ombra di un dilemma. L'uomo era forse più audace, più stupido conquistatore, la donna aveva perdonato, non senza dolore. Il dilemma era quello di sempre, un dilemma elementare, se aveva o non aveva senso il loro amore. In una casa picco sul mare vivevano un uomo e una donna, e su di loro la vasta ombra di un dilemma. L'uomo è un animale quieto se vive nella sua tana, la donna non si sa se ingannevole o divina. Il dilemma rappresenta il libro delle forze in campo, perché l'amore e il litigio sono le forme del nostro tempo. Il loro amore moriva come quello di tutti, come una cosa normale, ricorrente, perché morire fa morire è un'antica usanza che suole aver la gente. Lui parlava quasi sempre di speranza e di paura, come l'essenza della sua immagine futura. Coltivava la sua smania e cercava la verità. Lei l'ascoltava in silenzio, lei forse ce l'aveva già. Anche lui curiosamente, come tutti, era nato da un ventre, ma purtroppo non se lo ricorda o non lo sa. In un giorno di primavera, quando lei non lo guardava, lui rincorse lo sguardo di una fanciulla nuova. Ancora oggi non si sa se era innocente come un animale o se era come stupidito dalla vanità. Astrodamente lei si chiese se non fosse un'altra volta il caso di amare e di restare fedele al proprio sposo. Il loro amore moriva come quello di tutti, ma le parole che ognuno sa memoria sapevano piangere e soffrire, ma senza dar la colpa all'epoca o alla storia. Abbandono alternano le fatiche con la grande tenacia che proprio delle cose antiche. E questo è il sotto di questa storia, peraltro senza importanza, si potrebbe chiamare appunto resistenza. Forse il ricordo di quel maggio insegnò anche nel fallire il senso del rigore, il culto del coraggio. Se dire questa nostra scelta o questa nostra nuova sorte, so soltanto che loro si diedero la morte. Il loro amore moriva come quello di tutti, non per una cosa astratta come la famiglia. Loro scelsero la morte.
se quel gesto disperato potrebbe anche liberare, come il segno di qualcosa che stiamo per capire. Il loro amore moriva come quello di tutti, come una cosa normale, ricorrente, perché morire fa morire, è un'antica usanza che sola per la gente.